Buonanotte a tutti. Allora, come avevamo messo la faccia dopo Juventus Crotone, ce la mettiamo stasera dopo Dinamo Kiev Juventus. Dinamo Kiev Juventus 0-2, Morata Morata. Perfetto. Una partita importante per il significato che poteva avere sia a livello di classifica che a livello di prestazione, ma soprattutto a livello di autostima, a livello di gruppo, per Pirlo e per i giocatori. Abbiamo avuto la conferma che Morata era meglio di Dzeko e lo dicevo, l'ho sempre detto, perché Morata è un grande giocatore, c'è poco da fare, però qui ci sono i tifosi juventini romani influenzati dai romanisti che gli hanno fatto credere che Dzeko era il più grande giocatore degli ultimi 50 anni, quando Dzeko non valeva manco un'unghia di Maro Mandzukic che giocava con noi, perché la carriera di quello dice, però sai che c'è. Sono contento per Alvaro perché poi il campo parla e Alvaro Morata è un grande giocatore. Vittoria importante a livello di autostima per il gruppo, per Pirlo e per tutti quanti, perché c'era bisogno di una vittoria così. Alcuni flash dalla partita. Ramsey è sicuramente un giocatore che se sta bene può decidere le sorti di questa squadra perché è un giocatore di una classe pazzesca. Chiesa. Bene, 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 perché è un giocatore che nonostante i limiti tecnici dà sempre l'anima e dà tutto quello che può ed entra in tutte le azioni. Ripeto, di Morata non c'ho manco bisogno di dirlo. E un piccolo passo indietro Kulusevski perché oggi secondo me ha fatto fatica, però è comprensibile. Per il resto io ritengo che Rabiot non abbia il passo del centrocampista che ti faccia la differenza, quindi per mio centrocampo ideale è sempre Antur Bentancur. Quadrado, bravo. Quadrado, bravo, perché poi ha avuto una partita con grandi difficoltà, ma le ha superate. Ma Quadrado e Morata, la Juventus ce l'hanno tatuata sulla pelle, quindi noi sta gente la vogliamo tutta la vita. Forse stasera abbiamo capito che Giorgio Chiellini purtroppo una stagione intera non ce la può assicurare, però sarà la stagione per valorare Merih Demiral e poi dopo tornerà pure De Ligt, tornerà Alexandro, tornerà Ronaldo, tornerà il Dybala che oggi abbiamo visto a sprazzi e si capiva perché Pirlo probabilmente non l'ha schierato, però siamo una squadra in grande crescita, siamo una grande squadra. E a tutti quei tifosi juventini che sono Cassandre, che professano sventure da 9 anni, chiedo cortesemente di andare a fare in culo perché non siete tifosi della Juventus e non dovete rompere il cazzo, vedetevi altri programmi. C'è la Barbara D'Urso, per voi quello va bene, ma non vedete la Juventus perché ci avete rotto il cazzo. Fino alla fine, forza Juventus.